Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Jackie Arte in Uncinetto. Io mi chiamo Jacqueline. Oggi vengo a proporvi a voi una bella maglia a manica lunga fatta solamente con due pannelli, molto facile e veloce. Quindi io farò la mia, ho preso le mie circonferenze, io l'ho preso dalla, di spalla a spalla. Voi dovete prendere le vostre circonferenze o delle spalle e del vostro senno, ok? O dove sta più comodo a voi, che è più largo, come volete. Comunque, andando avanti nel tutorial, lo spiego quanti giri dovete fare per arrivare a una taglia M, L e XL, ok? Prendete le vostre circonferenze e andiamo avanti. Lavorerò oggi con questo bellissimo gomitolone dell'Anna e acrilico, ok? Allora, questa lana che sto lavorando io, un misto lana, ok? E adesso do tutta l'informazione. Allora, questa lana c'ha un 60% lana e 40% acrilico, ok? Oggi lavorerò con uncinetto 3,5, ok? Avrò bisogno di un forbicino, ok? E del marcapunti. Allora, se volete lavorare con la stessa lana che sto lavorando io, sotto le iscrizioni box lascio il sito di loro dove acquistare. Comunque si chiama www.lan. Iniziamo il nostro progetto di oggi. Allora, io comunque già sono andata avanti, poi faccio vedere il mio pannello, però inizio con voi un attimino, faccio vedere un attimo i nostri punti. Allora, iniziamo con una catenella di 21, quindi faremo 21 catenella, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mi raccomando, non tirate tanto le vostre catenelle. Quindi adesso prendo il mio filato, conto 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella inizio a lavorare un punto alto. Ok, nella prossima catenella ancora un punto alto. E nella prossima catenella un punto alto, una catenella, salto una catenella di base, nella prossima un punto alto, nella prossima catenella un punto alto e ancora una catenella di separazione. La catenella sottostante e ancora un punto alto, una catenella, salto una catenella di base, nella prossima inizio a fare i miei tre punti alti, ogni catenella un punto alto, ok? Ecco qua. Quindi abbiamo fatto quattro gruppetti di tre punti alti divisi di una catenella. Faccio una catenella, salto una catenella di base, nell'ultima proprio faccio il mio punto alto, ok? Ecco qua. Questa è la nostra base del nostro lavoro. Adesso faccio un punto basso qui, ok? Faccio 3 catenelle qui in mezzo. Un punto basso, 1, 2, 3 catenelle ancora e ancora un punto basso. 1, 2, 3 catenella, qui nel nostro spazio faccio una catenella. Eccoci, ancora 3 catenelle, nello spazio un punto basso. 1, 2, 3 catenelle ancora, nello spazio un punto basso, ancora 1, 2,
3 catenella qua nello spazio un punto basso. Quindi qui farò ancora 3 catenelle, un punto basso qua, 1, 2, 3 catenelle ancora, chiudo con un punto basso qui e ancora un cerchietto di 3 catenelle e chiudo qua. Allora qua dobbiamo avere 3 cerchietti di 3 catenelle, chiuso con un punto basso, ancora 3 catenelle. Qui nello spazio faccio un punto basso, 1, 2, 3 catenelle nello spazio, un punto basso, ancora 3 catenelle, un punto basso nello spazio, 1, 2, 3 catenelle, ancora un punto basso qui nello spazio. Quindi mi manca un cerchietto di 3, perché qua c'ho 1, 2, 3. E qui ho già fatto 2 e mi manca uno di 3 catenelle, 1, 2, 3. Chiudo qua, ok, con un punto bassissimo, così proprio. Poi qua nella prima catenella faccio un punto bassissimo e quindi sono arrivata qua. Ok, così. Adesso andiamo avanti con 1, 2, 3 catenella, qui farò ancora 2 punti alti, 1, 2, ok, una catenella di spazio, prendo il mio filato qui in questo cerchietto, farò ancora 3 punti alti, 2 e il terzo. Invece qua è un nostro angolo, quindi qui farò 2 catenelle di separazione, sempre qui dentro il cerchietto farò 3 punti alti, 1, 2 e il terzo, ok, una catenella qua nello spazio, faccio 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella. Nel prossimo faccio 3 punti alti, 1, 2 e 3. Okay. Una catenella e nel prossimo archetto ancora 3 punti alti, 1, 2 e 3. Una catenella, nel prossimo cerchietto ancora 3 punti alti, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, qui in questo cerchietto farò 3 punti alti, che è il primo dei 3 del nostro angolo. 3 punti alti, 2 e 3. Qua farò 2 catenelle, dovete sempre ricordare che qui nel nostro ventaglio, che sono dei 3 punti alti separato di 2 catenelle più 3 punti alti, ok, solo qua va 2 catenelle, invece qui è solo una catenella. Quindi adesso una catenella qua, nel prossimo cerchietto faccio ancora 3 punti alti, 2 e il terzo. Una catenella di separazione e qua nel prossimo cerchietto farò 3 punti alti, 2 e il terzo, 2 catenelle e qua 3 punti alti per finire il nostro ventaglio. Tanto questo sarà la nostra ripetizione di sempre fino a arrivare alla nostra lunghezza desiderata. Una catenella, ancora 3 punti alti, ok, 3, una catenella ancora e 3 punti alti, ok, 3, una catenella e 3 punti alti.
una catenella e ancora 3 punti alti, una catenella. Sono arrivata al mio angolo, quindi qui farò 3 punti alti, 2 e terzo. Qua va 2 catenella perché il nostro ventaglio, quindi ancora 3 punti alti, sempre nello stesso cerchietto, ok? Ecco, siamo arrivati qua. Sono arrivata all'ultimo, ho finito il mio ventaglio qua. La chiusura farò così, salto 1, 2 nella terza catenella, farò un punto bassissimo così. Qua inizio con un punto basso, faccio 1, 2, 3 catenella, salto qui nel nostro spazio e faccio un punto basso, 1, 2, 3, qua una catenella, 1, 2, 3, qua nel nostro ventaglio vanno sempre una catenella, un cerchietto con 3 catenelle, ok? Poi continuiamo normale, 3 catenelle e qua chiudo con un punto basso così, 1, 2, 3 catenelle e così chiudo nello spazio, 2, 3 catenelle, ancora chiudo nel prossimo spazio con un punto basso, 3 catenelle e così fino ad arrivare al prossimo ventaglio. Ecco qua, 3 catenella e chiudo qui, ok? Qua invece una volta chiuso faccio ancora 3 catenella e chiudo il cerchietto qua in mezzo proprio al ventaglio, come qua. Continuiamo normale, 3 catenelle, qui nello spazio un punto basso, ancora 1, 2, 3 catenella e chiudo nel prossimo un punto basso. Inizio ancora 3 catenelle, chiudo qua nel ventaglio con un punto basso e ancora 3 catenelle per chiudere qua il nostro ventaglio. Allora, tutti i nostri giri di lavorazione che dobbiamo fare è sempre così, sono punti di ripetizione, ok? 1, 2, 3 catenella, qua nello spazio un punto basso, 1, 2, 3 nello spazio un punto basso e così per tutto il nostro giro di adesso. Vado avanti, arrivare all'inizio e così faccio vedere come iniziare il prossimo giro, ok? 1, 2, 3 catenella, chiudo qua sempre con un cerchietto qua dove abbiamo il nostro ventaglio, ok? 1, 2, 3, che serve con, praticamente per i nostri aumenti, ok? Qua un punto bassissimo, ho chiuso, quindi cammino qua sopra con un punto basso, ok? Bassissimo. Faccio 3 catenelle e inizio a lavorare i miei 3 punti alti, ok? Una catenella di spazio e nel prossimo cerchietto 3 punti alti, ok? Una catenella qua nel cerchietto che ci abbiamo sopra il nostro ventaglio, faremo ancora un ventaglio, ok? Di 3 punti alti, 3, 2 catenelle sono nel ventaglio, chiudo il mio ventaglio con altri 3 punti alti, 2 e il terzo, ok? Una catenella di spazio, nel prossimo cerchietto ancora 3 punti alti, 2 e 3, una catenella nel prossimo 3 punti alti, 2 e 3, una catenella nel prossimo cerchietto ancora 3 punti alti, ok? 3, una catenella nel prossimo 3 punti alti. Io vado avanti con voi e faccio vedere ancora una volta l'inizio del prossimo
giro, ok? Tanto è solo questi punti di ripetizione che dobbiamo fare fino ad arrivare alla nostra lunghezza desiderata. Poi faccio vedere quanti giri ho fatto per il mio pannello. Dovete fare due pannelli uguali. Qui farò ancora il mio ventaglio di 3 punti alti, 2 catenelle e ancora 3 punti alti per chiudere il mio ventaglio. 1, 2 e terzo. Quindi inizio a lavorare una catenella e 3 punti alti nel spazio sottostante. Catenella, ancora 3 punti alti, una catenella e un punto alto, ancora un punto alto, una catenella e 3 punti alti qua, 2 e terzo. Allora, eccoci qua, ok? Così. Quando arriva penultimo torno con voi. Eccoci qua, sono arrivata. Quindi qua prendo il mio filato, salto 1, 2, 3 e chiudo sempre così. Ok? Da qua inizio con una catenella, faccio il mio primo punto basso. Quindi inizio con 3 catenelle. 3 nello spazio, un punto basso, 3 catenelle e ancora un punto basso. Ricordatevi sempre che quando arriva nel ventaglio dobbiamo fare un cerchietto in più qui in mezzo, ok? Sempre 3 catenelle e lavoro normale per tutto il giro, solo nei ventagli che c'è questo piccolo cerchietto, ok? Quindi sempre così, 3 catenelle e chiudo, ok? 3 catenelle e nello spazio chiudo con un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, ancora 1, 1, 2, 3 catenelle, chiudo con un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, ancora chiudo con un punto basso, nel prossimo 1, 2, 3 catenelle, sono arrivato quell'altro ventaglio e farò la stessa cosa. 1, 2, 3 catenelle e chiudo qui dentro il ventaglio con un punto basso. Eccoci qua. La nostra lavorazione di oggi sono solamente punti alti, catenella, punti bassi, catenella. Quindi sempre facendo il nostro lavoro in circolo, anzi in quadrato veramente. Allora, io già sono andata avanti, faccio vedere un attimino voi, ok? Ecco, già ho preparato i miei due pannelli, ok? Questo è il pannello che abbiamo iniziato, eccolo qua, e siamo qui, ok? Cosa dirvi? Che sono due pannelli molto semplici e facili, però adesso vi dico quanti giri ho fatto, ok? Ho fatto questi giri, sono andata a misurare, ho preso tutte le misure sia dello scalfo per le maniche, ho lasciato lo spazio per il mio collo, ho preso le misure qua sopra, ok? Allora, dall'inizio ho fatto, contiamo dal ventaglio, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ho fatto 13 giri, parlo solo del ventaglio, non dei giri dei punti, delle catenelle, dei punti bassi, ok? E quindi sono arrivata alla mia circonferenza. Adesso prendo il metro e prendiamo le nostre misure. Eccolo qua, l'ho trovato. Allora, i miei 13 giri sono arrivata a un 50
51 di larghezza, scusatemi, 51. Adesso parliamo di lunghezza. Lunghezza c'ho un 57 di lunghezza. Ok? Una volta che avete fatto i due pannelli, mettete marcapunti, ok? E andate a misurare. Io praticamente qua ho saltato 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Questa è per la mia spalla, 6. Poi ho lasciato per il mio collo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok? Poi ho lasciato per la mia spalla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, come qua. Adesso ho misurato, ok? E a me mi va bene questa misura qua. Quindi adesso andiamo al passo successivo, ok? Andiamo a chiudere il nostro lavoro e andiamo avanti con gli altri punti, nel senso che adesso devo chiudere, farò le maniche insieme a voi, farò il collo, farò le chiusure di tutti i lati, ok? Ecco, prima di iniziare un attimino volevo dirvi un'altra cosa. Prenderò anche le misure delle mie spalle, ok? Sono 13, ok, 13 centimetri, ok? 13, la prossima 13. Per lo scalfo della mia manica ho lasciato 17 centimetri, però tolgo questo e lascerò 19, ok? Quindi praticamente sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 gruppetti di 3 punti alti. Ok, lascerò anche qui uguale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo metto qua in marcapunti perché ho deciso di fare un pelino più larga, non voglio tanto aderente. Ok, allora. Le misure che ho dato, che ho fatto i 13 giri, contando dal nostro ventaglio, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Questo è per una taglia large, ok? Dovete fare la taglia M, fate qua 3 giri in meno. La small, fate ancora 3 giri in meno. Dovete prendere la vostra circonferenza dal nostro quadrato, ok? Una volta che fate, andate a misurare da ombro, da spalla a spalla, ok? E prendete la vostra misura. Così ho fatto. Quindi più giri fate, più cresce. Quindi una volta che ha fatto un tot di giro, andate a misurare, ok? Per la taglia small o la M, la stessa cosa. Quindi questo, i giri sono facile e quindi basta solo misurare. Sì, ci sono. L'unica cosa che devo dare misura è del mio scavo per il mio collo, quindi il mio è di 24 centimetri. Ok, allora un'altra cosa, se adesso io inizio a fare la unione, potete fare in due modi, o direttamente con uncinetto oppure potete fare con il lago, ok? Adesso
oppure con l'ago. Ok, prendi tu un ago e fatti la unione. Io preferisco fare con uncinetto, poi se dovete fare con l'ago dovete mettere le due parti dritta a rovescio, sia questa sia quell'altra. Invece adesso ho lasciato questa a dritto e anche qua a dritto. Adesso inizio a fare con voi la mia unione. Inizio da qua. Ok, molto semplice, però potete fare anche, come ho detto, con il lago. Io preferisco così, che è più naturale, se vede, mi piace di più. Ecco, qua faccio un punto basso, ok, e quindi faccio invece di 3 catenelle, come abbiamo fatto qua all'inizio, 3, faccio una catenella, ok, vado qua nel prossimo, un punto bassissimo, una catenella, e ritorno qua, un punto basso, ok, una catenella, vado qui, un punto bassissimo, una catenella, e ritorno qua, un punto basso, una catenella. Vado qui nel prossimo spazio, un punto bassissimo, una catenella, e poi torno qui e un punto basso. Eccoci qua, ok? Dopo metto a posto questo filo che è rimasto. Una catenella, vado qui nello spazio, un punto bassissimo, una catenella, e ritorno qua. Ok, una catenella, vado qui, un punto bassissimo, una catenella. E qua faccio un punto basso, ecco, così, ok, è più semplice, più veloce, però ognuno lavora come vi piace di più. A me mi piace così, quindi faccio vedere un attimo come faccio io. Quindi una catenella, vado nel prossimo spazio, un punto bassissimo, una catenella, torno qua, un punto basso, una catenella, nel prossimo spazio un punto bassissimo, una catenella, e torno qui, un punto basso. Eccoci qua. Una volta dopo che è fatto non si vede proprio la differenza. Una catenella, vado qua, un punto bassissimo, una catenella, e qua un punto basso, una catenella, vado qua, un punto bassissimo, una catenella, ancora torno qua, un punto basso, una catenella, punto bassissimo qua, una catenella, e torno qui, un punto basso, ancora, punto bassissimo, una catenella, e torno qua, ok, una catenella, un punto bassissimo, chiudo, una catenella, e torno, e faccio un punto basso. La stessa cosa vado avanti, arrivare fino al mio marcapunto del mio scavo per le maniche. Ok, stiamo facendo i fianchi adesso, e quindi vado avanti come ho fatto vedere prima. Qua, catenella, punto basso, catenella, un punto bassissimo qui, una catenella, torno, un punto basso, catenella, qua un punto bassissimo, una catenella, torno qua, sto già arrivando al mio segnapunto, catenella, qua un punto bassissimo, una catenella, qua un punto basso. Quindi siamo arrivati praticamente all'ultimo, ok? Quindi una catenella, vado qua, qua, un punto bassissimo, una catenella, torno qua, un punto basso, una catenella, e vado qua, che è l'ultimo, che okay? Un punto bassissimo, faccio 2 catenelle, taglio il mio filo, tanto non c'è problema perché dopo qua faremo le nostre maniche, e guardate com'è venuto, eccoci qua, si vede proprio, ok, così.
va bene. Adesso faccio a manica con voi la stessa cosa, giro qui dove c'è il mio marcapunto, lo tolgo qua, inizio sempre uguale. Ok, tre nodi, allora faccio così, ecco, una catenella, torno qua, un punto bassissimo, una catenella, prendo il filo, torno qua, questo filo lo lascio qui, poi lo tolgo, un punto basso, una catenella, qua ho fatto, ok, qui un punto bassissimo, una catenella, qua un punto basso, una catenella, qua nello spazio un punto bassissimo, una catenella, in questo spazio la stessa cosa, un punto basso, una catenella, torno qui, punto bassissimo, una catenella, torno qua, un punto basso, una catenella, torno qua, un punto bassissimo, una catenella, quindi l'ultimo è qua, quindi qua un punto basso, una catenella e un punto bassissimo, qua una catenella, vado nel prossimo, un punto basso, ok, una catenella e qui un punto bassissimo, una catenella, fammi togliere questa se no mi vado in piccio. Ok, allora torno qua, un punto basso, una catenella, vado qua, punto bassissimo, quindi qui è l'ultimo, due catenelle e taglio il mio filo, ok, poi dopo lo passo da dietro, la parte di dietro, questo, e qua pure abbiamo chiuso e sopra, vado qui e faccio la stessa cosa, eccoci qua. Quindi adesso passo questo filato che mi è rimasto, passo qua in mezzo proprio a questi fili che ho e nascondo qua, ok, posso passare ancora e nascondo. Tanto è lo stesso colore, si nascondono bene, quindi adesso dov'è? Eccolo, eccolo qua, non tiriamo tanto e qua posso tagliare, mi raccomando, prima di fare le chiusure mettete i marcapunti per provare, ok, perché una volta che avete chiuso poi casino. Allora adesso inizio qua la stessa cosa, inizierò da questo verso qua, è uguale, giro, ok, e inizio da qua, tolgo tutti perché se no li impicci, lascio solo l'ultimo, tanto è uguale, 1 2 3 4 5 6. Iniziamo qua, sempre con i miei tre nodi, io inizio, ok, che okay, così, prendo tutte e due un punto basso, una catenella, sempre con tutte e due, ok, così lo blocco bene. Vado nel prossimo ventaglio, un punto bassissimo, una catenella, torno qua, un punto basso, una catenella, vado qua, un punto bassissimo, una catenella, qua nello spazio un punto basso, una catenella, torno qua, un punto bassissimo, una catenella, e così
è un modo molto più facile di fare la nostra unione, però fatti come siete più abituati, ok? Una catenella, un punto bassissimo, una catenella e torno qua, punto bassissimo, una catenella, qua in mezzo, un punto bassissimo, una catenella, qui, un punto basso, una catenella e qua, un punto bassissimo, una catenella. Adesso riconto per essere pari, ok? Uno. Un blocchetto, 2, 3, ok, dovete prendere tutte e due, 3, 4, 5 e sesto, ok, quindi siamo giusti. Qua faccio 2 catenelle e taglio il mio filo, ok, e lo lascio qui e faccio la stessa cosa che ho fatto da quell'altra parte. Adesso farò tutto questo pezzo qua e poi torno con voi, come ho fatto vedere. Iniziamo a fare no, le nostre maniche, ok? E farò anche il collo, ok? Eccoci qua. Una volta che abbiamo fatto la nostra unione tutta, no? Che ho fatto qua, ok, fatto quell'altro lato, sono andata a misurare sicuramente per vedere se andava bene, anzi va benissimo. Adesso iniziamo a fare le nostre maniche, ok? Prendo il mio filato, vado in questa. Allora, le nostre maniche iniziamo a lavorare a rovescio, il primo giro, ok? Iniziamo da qua, prendo il mio filato, faccio i miei 3 nodi già sopra il nodo che ho lasciato prima, ok, 1, 2 e il terzo, ok, di qua posso tagliare questo filo che mi rimane qua così, prendo i 2 filati. Qua iniziamo a fare un punto basso, ok, e 3 catenelle, 1, 2 e la terza, e nascondo questo filato, vado qui allo spazio, un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, ancora nello spazio, un punto basso, 3 catenelle e un punto basso, 1, 2, 3 e un punto basso, ok, giro il mio lavoro un attimo e continuo, 2, 3 e un punto basso, 1, 2, 3, punto basso, 1, 2, 3, un punto basso, 1, 2, 3, un punto basso. Allora, una volta che siamo arrivati qua, no? Dove abbiamo i nostri 2 ventagli, quindi faccio 1, 2, 3 catenella, qua nel primo ventaglio un punto basso, 1, 2, 3 catenella, invece di fare qua faccio qua un punto basso, ok? Così, 1, 2, 3 catenella, ancora un punto basso, giro, se non riesco a lavorare, 1, 2, 3 catenelle e un punto basso, 1, 2, 3, un punto basso, e così per tutto il mio primo giro per le nostre maniche, ok? 2, 3, giro ancora, 1, 2, 3, un punto basso qui, 1, 2, 3, ancora nello spazio un punto basso, 1, 2, 3 e qua un
un punto basso e come ho fatto di là, vedi che inizia da qua salto, quindi 1, 2, 3 catenella e qua nello spazio faccio un punto basso prendendo la prima catenella che ho iniziato le mie catenelle. Ok, adesso abbiamo lavorato a rovescio, quindi adesso lavoriamo a dritto, ok? Quindi questo filo lo taglio. Prendo il mio filato, inizio da qua un punto basso e 3 catenelle, quindi adesso lavoriamo solo a dritto, ok? Iniziamo con 3 punti alti, una catenella, nello spazio 3 punti alti, ok, così, una catenella, 3 punti alti nello spazio sottostante. Ok. Una catenella. 3 punti alti, 2 e terzo. Sempre girando il lavoro. 3 punti alti, ok, e una catenella dopo, 2, 3, una catenella e 3 punti alti. Io vado avanti, quando arrivo al penultimo torno con voi perché tanto questa è solo ripetizione, ok, dei punti già che abbiamo fatto. Quindi adesso stiamo lavorando le nostre maniche, io voglio proprio lunga, arriverò al polso di lunghezza, ok, non lo so quanti giri ancora devo fare per arrivare alla mia lunghezza, però vi farò sapere quanto lunga e quanti giri ho fatto, ok, eccoci qua, una catenella e 3 punti alti. Torno con voi qua al penultimo, ok? Andate avanti. Eccoci qua, sono arrivata all'ultimo, quindi io sempre chiuso così. Ho preso il mio filato, ho saltato 1, 2, nella terza io chiuso così, ok? Perché qui inizio già un punto basso e iniziamo a fare 3 catenelle. In ogni spazio un punto basso, 1, 2, 3 e un punto basso, ok? 2, 3 e un punto basso. Allora, qua ho iniziato già la mia manica, ok? Così. 45-50 di lunghezza, ok? Penso un 45 perché dopo l'uncinetto tende a scendere, ok? Quando ho finito le mie 45 di lunghezza, che sono arrivata alla lunghezza che voglio io, perché tanto ogni tanto quando inizio il lavoro vado sempre provando per vedere un attimino quanto lungo voglio. La stessa cosa dovete fare voi, i punti sono sempre gli stessi di ripetizione. Ok, io vado avanti, finisco le mie due maniche, poi conto insieme a voi e dico quanti giri ho fatto, però la lunghezza delle maniche dovete decidere voi, se vuoi una manica tre quarti, se vuoi una manica lunga, quindi dovete fare voi. I punti sono questi, quindi andiamo avanti. Torno con voi. Eccoci qua, io sono ritornata, quindi le mie maniche ho fatta già una, ok, manica lunga, ho fatto la seconda. Adesso prendo le misure delle mie maniche per voi. Potete fare sia manica lunga oppure manica tre quarti. Allora, la mia manica misura
48 centimetri, ok? Da dove ho iniziato? A qua, io avevo detto una cinquantina, invece ho fatto 48 perché tende un po' a scendere di lunghezza, 48, ok? Di larghezza c'ho 34 centimetri, ok? Di larghezza, ok? Questa è la stessa cosa invece dei giri che ho fatto, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, però dipende dalla lunghezza delle vostre braccia, le mie braccia sono abbastanza lunghe. Allora, potrei lasciare anche senza il collo, ma siccome mi è venuto un bello collo largo, volevo fare un collo un po' lungo che mi cadono un po' in avanti, quindi adesso farò il collo. Ma per chi non vuole fare il collo, praticamente la nostra maglia è finita, ok? Ho finita tutta. Adesso inizio con voi il collo. Lo inizierò a lavorare davanti invece che a rovescio, che abbiamo iniziato da dentro qua le catenelle. Per quale motivo? Perché quando giro, che mi va a il collo che mi cade davanti, mi rimanerà a rovescio, vedete? Quindi io lavorando il primo a dritto e il prossimo a rovescio, quando mi cade proprio dritto, ok? Quindi inizio da qua. Inizio da qua. Faccio sempre i miei due tre nodini all'inizio. Prendo tutti e due i filati. Prendo il mio filato e inizio una, la seconda catenella e la terza, ok? Quindi qua già un punto basso e questo filo che è rimasto poi lo taglio. Vado avanti con 3 catenelle, punto basso. Adesso lavoriamo in tondo, ok? Farò tutti i miei giri come prima, ok? Quando arrivo qua alla nostra unione, vi faccio vedere un attimino come facciamo a saltare da un posto all'altro. Ecco qua, 1, 2, 3, un punto basso, 1, 2, 3 catenella, un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, ancora un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Ecco, io sono arrivata. Giro un attimo. Ecco. Qua faccio 1, 2, 3 catenelle, vado qua, ok, salto proprio tutto questo, vado qui. 1, 2, 3 catenella e nel prossimo. Quindi da un spazio all'altro dovete saltare anche da questa parte qua, uguale. Farò tutto il mio giro e poi tornerò con voi per fare il secondo giro, ok? Eccoci, sono arrivata. Ok, vado qua. Quindi il primo punto basso, un punto bassissimo. Adesso cosa farò? Ho fatto il primo giro, il secondo giro io lavorerò da così, ok?
il mio dritto è dalla parte mia, dal verso mio, non da quell'altra parte, perché se dovevo lavorare con quell'altra parte dovevo andare così, invece io ritorno indietro. 1, 2, 3 e ancora due punti alti, ok, una catenella e tre punti alti, 2 e 3, ok, una catenella e tre punti alti, quindi sono punti di ripetizione come prima, però adesso il mio collo alto, perché ho voluto fare collo alto, perché sono molto freddolosa, sento tanto il freddo, perciò il maglione a collo alto mi piace di più. Ok, però potete lasciare anche senza collo, è questo a gusto vostro. E qua nel collo farò una quindicina circa di giri, sempre questi qua che abbiamo fatto dall'inizio di ripetizione, ok? Farò tutto il mio giro, quando arrivo al penultimo torno con voi, ok? Faccio vedere ancora una volta come lavorare, fare unioni per iniziare ancora un giro. Adesso lavoriamo in tondo come le maniche, però è più largo il collo, ok? Eccoci qua, sono arrivata, una catenella, anzi, prendo il mio filato, nella terza catenella chiudo con un punto bassissimo, una catenella e faccio un punto basso, e qui 3 catenella come solito, e sempre dove c'è lo spazio un punto basso, 1, 2, 3 e un punto basso. Dobbiamo fare solo la ripetizione dei punti che abbiamo fatto dall'inizio, ok? Però adesso farò per una quindicina dei giri, perché voglio che il mio collo cada bello morbido in avanti, ok? Io andrò avanti, questo è un in più, ok? Che questo modello io già avevo fatto in cotone per me tanti anni fa. E sto facendo la replica in lana, l'ho preso lo schema su Instagram, ma siccome le amiche del gruppo mi hanno chiesto, del gruppo brasiliano, di rifare, e quindi sto rifacendo, ma ho deciso di fare in lana, che così ce l'ho per l'inverno per me. Maglia uguale, però con il filato diverso, nel senso che prima avevo fatto in cotone e adesso sto facendo in lana, ma tanti anni fa l'ho fatto, quindi non c'è il tutorial, c'è solo la foto della blusa che avevo messo nel gruppo, ok? Allora vado avanti ancora un pezzettino con voi, ok, e giro sempre questo uguale a quello che abbiamo fatto prima, però il verso, quando giriamo, vedete che cade proprio nel verso giusto, così. Se volete fare gira il collo bisogna che lavorate così, altrimenti non fate il collo, lasciate così come abbiamo finita, è finita il maglione, però volevo il collo. Tre, qua, 1, 2, 3, ancora qui, 1, 2, 3 e nel punto basso entro con un punto bassissimo, e qua
un punto bassissimo, giro, se no non riesco più a lavorare. Qua salgo con 3 catenelle e inizio a fare i miei 3 punti alti, come prima, con la separazione di una catenella e ancora 3 punti alti nello spazio sottostante, così. Ok, una catenella, ancora 3 punti alti. Allora, vedete che mi sta salendo il collo già, ok? Io vado avanti, farò 15 giri perché voglio bello morbido poi che mi cade, così in avanti per lo, ok? Farò 15 giri e torno con voi, poi do tutte le misure del collo pure che ho fatto, se no altrimenti lasciate senza fare il vostro collo. Ok ragazze, vado avanti, torno dopo con voi. Eccoci, io sono tornata, volevo un attimino prendere le misure del mio collo. Ho finito, adesso prendiamo la misura, ok, insieme, lavorate in tondo come avevo detto a voi, e qua c'ho un 25 e mezzo di larghezza, ok, lunghezza ho fatto fino, dove sta? Qui, ok, 23 di lunghezza, ok, e dico anche quanti giri ho fatto, quindi ho iniziato il giro da qua, ok, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 giri per il mio collo. Eccoci, sono ritornata. Abbiamo finito il nostro progetto. Come vedete, bellissimo collo, collo alto, le maniche lunghe che abbiamo fatto insieme. Però sono ritornata per parlare un attimino di questo prodotto. Allora, questo gomitolo, la composizione è 58 lana, 42% acrilico. Un gomitolo. Sono 500 grammi e 1700 metri, ok? Potete acquistare, viene tre gomitoli insieme, ok? I prezzi sono fantastici, non si trova questo prezzo da nessuna parte. Comunque lascerò tutta la descrizione sotto l'info box. Comunque potete acquistare lo stesso gomitolo sul sito di www.lanedbiella.com. Poi volevo ancora aggiungere che da questo momento in poi chi acquista i prodotti di Lana di Biella nel carrello dove acquistate il vostro prodotto, sotto c'è i codici di sconto, quindi per chi mi seguono e guarda i miei tutorial e piace, vi do il codice per il 10%, ok, totale su tutto quello che comprate. Quindi nello spazio del codice di sconto dovete scrivere Jacques, ok? Adesso, ok, comunque lascio tutto scritto sotto la descrizione box. E per questo è un bel regalo che Lan di Biella Golfi vuole fare ai miei, tutti i miei iscritti e a quelli che comprano da loro. Ok, da questo momento in poi potete comprare tutto quello che volete, anche perché i prezzi di loro sono fantastici e non si trovano da nessuna parte. Lascio tutto sotto, come ho detto prima. Ringrazio a tutti ancora una volta, a quelli che si sono iscritti, a quelli che mi lasciano un messaggino, che mi seguono su Instagram e anche nel gruppo di Facebook, un gruppo chiuso che ho, che anche lì faccio delle live con i progetti facili e veloci da fare. Quindi se mi volete seguire anche lì sul gruppo, lascio anche sotto la descrizione box tutto e anche su Instagram. Un bacione a tutti, ringrazio a tutti ancora, ciao.
che mi stanno seguendo. Al prossimo tutorial. Ciao ciao!